Prospettive future sono molte, però sono complicate, nel senso che la situazione attuale presenta diverse difficoltà, ma questo come ogni città che non è nata come città universitaria deve adattarsi a trovare una nuova realtà, che appunto quella deve adattarsi a questa nuova realtà che è quella universitaria. Le realtà sono tantissime, nel territorio ce ne sono tante che sono anche veramente di alto livello e di alto profilo, la cui unica localizzazione possibile è su Terni. Quindi il mio lavoro nel prossimo futuro è inizialmente aumentare la visibilità di tutto questo, perché scherzando ieri con il professor Mezzasoma, che lui ha un centro studi giuridico, io neanche sapevo l'esistenza, sono di Terni, vivo a Terni, sono un docente che lavora a Terni, quindi è evidente che manca un po' di questo diciamo, profilo diciamo, pubblicitario, questa incapacità diciamo, che ha avuto l'università a Terni di fare marketing e di fare diciamo, pubblicità al proprio lavoro e alle proprie competenze, che sul territorio ternano sono tantissime. La situazione dal punto di vista economica è buona, devo dire che le precedenti amministrazioni hanno lavorato in maniera ottima da questo punto di vista. Certo, non possiamo permetterci cose fantasmagoriche, però possiamo, diciamo, lavorare almeno per cercare di stabilizzare la situazione attuale. Situazione attuale che però, dal mio punto di vista, ma ovviamente parlando anche con il magnifico rettore, deve essere, diciamo, un po' riorganizzata. Ci sono delle strutture poco attrattive, altre strutture che iniziano ad avere problemi del passaggio degli anni, dell'età, quindi bisogna riattivarsi per quanto riguarda la rimessa a punto, diciamo, la manutenzione. Quindi anche questo è un altro lavoro che deve essere fatto e poi, non ultimo, anzi forse il più importante, è rilavorare, rimettere un po' a sistema anche il sistema, la parte didattica. La parte didattica perché ci sono delle situazioni un po' altalenanti nell'arco degli anni per quanto riguarda gli studenti, dobbiamo rendere tutto ciò il più attrattivo possibile, migliorando di nuovo con la pubblicità verso l'esterno, anche al di fuori della regione, e potenziare, dimostrando quello che abbiamo che l'università ha su Terni. E anche migliorare anche l'offerta formativa che è su Terni, che non significa cancellare, eliminare o annullare, ma significa quello che è il presente che funziona si continua, quello che è un po' in difficoltà lo si riorganizza in maniera probabilmente diversa, non da soli in maniera autonoma, ma assolutamente in rapporto con il territorio, anche con le richieste del mondo del lavoro, per esempio. E quindi cercare di creare un qualcosa che sia specifico su Terni, che è uno dei parametri più importanti che erano stati espressi al magnifico rettore durante la campagna elettorale. Devo dire che è un lavoro molto molto complicato, ma affascinante, mi ha permesso anche di scoprire delle realtà veramente che io, pur essendo di Terni, anzi di Narni, non sapevo. E quindi anche questo è un beneficio che ne sto traendo per questo incarico. C'è l'idea di anche aggiungere altre cose. SIPA sta organizzando, si sta lavorando per un master di secondo livello, che è uno molto particolare di area, diciamo, medica, ma non propriamente medica, è molto interessante, che credo sia l'unico in tutta Italia. Quindi cerchiamo anche di aumentare l'attrattività su Terni. L'altra cosa che secondo me deve essere fatta su Terni è lo spostamento di un qualche cosa al centro di Terni. Io dico sempre che quando passeggio per Terni, e lo faccio spessissimo perché essendo del posto, non trovo un cartello, un segnale, un simbolo corretto che sia di Terni, dell'Università degli Studi di Perugia, non sia da Terni. Non trovo questo. Esco dalla stazione, su fuori dalla stazione, non c'è nessuna indicazione, non c'è nulla. Sono piccole cose, non sono certo quello che ti fa cambiare il mondo, però insomma, iniziare a pensare che anche un ragazzo che passeggia per Terni vede
simbolo dell'Università di Perugia, magari esposto, magari in vista da qualche parte. Secondo me anche questo è un piccolo, una piccola cosa, si può fare a breve, quello si può fare tranquillamente.